te, nuovo video outfit, mi faccio dell'outfit di oggi che è domenica. E voi mi direte: ma come ti sei vestita di domenica? O meglio, ma come ti sei conciata? Ebbene sì, oggi ho deciso di mettere la felpa perché io sono un po', cioè faccio un po' il contrario di quello che dovrebbe essere normale. E oggi avevo voglia di mettermi questa felpa e ho deciso di abbinarla, però l'ho abbinata comunque abbastanza bene, non è che l'abbia abbinata in maniera troppo sportiva. Volevo farvi vedere l'outfit e poi ho acquistato delle cosine da Terranova che però vi faccio vedere domani perché però vi segnalo lo stesso, così vi potete portare avanti se vi può interessare, che c'è la promozione 5 capi sconto 20%, come c'era da Callio, però l'hanno fatta anche da Terranova, esclusi gli accessori però. A parte i calzini, vabbè, io avevo preso una cintura, poi sono dovuta andare a scegliere un'altra cosa per avere la promo. E quindi vi segnalo questa promozione e poi vi farò vedere le cosine che ho acquistato. Però adesso, tipo, allora, voglio uscire perché ci sono tipo 20 gradi, fa caldissimo. E quindi ho detto, prima faccio il video alle ragazze, faccio le foto outfit e poi esco perché ho lavorato un po' nella stanza degli orrori e a mettere in vendita le cose sui manichini. Insomma, è un lavoro che richiede un attimo di tempo. E però siccome una bellissima giornata, poi ho interrotto tutto, a parte che è domenica, ma per me non esiste sabato domenica, stando a casa e facendo sta roba qui di vendere le cose, quindi cioè si lavora 24 ore su 24 e quindi voglio uscire che c'è mia zia che mi aspetta, l'ho cacciata fuori, mi ha aiutato un po' a sistemare la stanza degli orrori, adesso sto acquistando delle scatole che ho trovato, delle cassette, poi appena io vi giuro, appena sarà in ordine, penso mai, però prima o poi succederà, vi faccio il room tour che mi chiedete sempre dove metto i vestiti, non li metto, cioè veramente non ho più posto negli armadi, non so come fanno a starci dentro le cose e devo fare una bella selezione, insomma. Però purtroppo a volte veramente non ci stanno perché a furia di comprare le cose in saldo, le cose a poco, le cose da Vincenzo, praticamente Vincenzo è una rovina per gli armadi delle donne, ve lo dico. Quindi chi mi invidia di dire no, ti invidio che è Vincenzo, cioè non invidiatemi, anzi. Soprattutto se siete maniache dell'ordine, non invidiatemi. L'outfit comunque è questo. Ho deciso di mettere questa maxi felpa maculata con la scritta Amazing, che non è uno stile che io utilizzo spesso e volentieri, però queste maxi felpe non mi dispiacciono. C'è stato un periodo che mi piacevano le felpe quelle aderenti con le collane. Poi cioè, mi sono nauseata, ho detto no, per carità, non mi sono più piaciute. Infatti quelle che avevo le ho vendute un bel po', cioè ne ho ancora alcune. Però questa maxi felpa, un po' alla Kim Kardashian, un po' insomma questi outfit americani, non mi dispiace. Quindi quando avevo trovato questa qui da tacco l'avevo acquistata per abbinarla. E ho deciso alla fine della finita di abbinarla a questi leggings in ecopelle, che sono dei leggings di Primark, che mi piacciono tantissimo, sembra che siano orrendi nel video, però in realtà dal vivo sono più belli. Sono tutti intrecciati sulla parte qui fino al polpaccio e poi viene giù la cerniera argentata. Nel video non lo so, fanno un bruttissimo effetto, dal vivo secondo me sono meglio, però vabbè. E sotto ho messo le mie pump in vernice per dargli il tocco domenicale e il tocco un pochino figo e sopra. Sono rimasta comunque bon ton, non vi preoccupate. Ho messo un capottino che è super bon ton per fare un bel contrasto, spero che vi piaccia almeno. Però fa caldo, quindi scenderò e non lo utilizzerò. Fa veramente un caldo allucinante. Comunque ho fatto un trucco sui toni marroni, eyeliner marrone, labbra nude che non so se a voi piacciono, i cerchi mega giganti, capello liscio. E sopra praticamente stamattina quando sono uscita ho messo questo meraviglioso vintage coat che è 45% lama, vabbè, 25% lana, 15% alpaca e 15% mohair. È un cappotto delizioso che mi piaceva in contrasto con la felpa e con le copelle, quel poco che si vedeva dalla felpa almeno. Sono andata con mia sorella a fare colazione e poi siamo andate a prendere quelle cose da Terranova e ho fatto un paio di cose che volevo fare. Allora, il cappottino comunque fa un contrasto, non so se vi piacerà. Però a me piace il contrasto che fa. Allora, il cappottino è una meraviglia della natura, proprio bellissimo, meraviglioso. Mi ricordo di averlo pagato 10 euro, di aver fatto un mega affare. È lungo, è super elegante, super bellissimo. E mi piace il contrasto con la pump in vernice, il piede nudo, finalmente, e i leggings in ecopelle con la cernierina che si intravede, che fa una sorta di pantalone nero sotto, vedete? Scusate per le riprese, ma. E poi praticamente spunta il maculato, che è il tocco, diciamo, più aggressive, sporty aggressive. Mi piace ogni tanto mixare le cose super bon ton con le copelle. Insomma, ho
oppure una cosa super vintage con una cosa, una scarpa moderna, insomma, questo secondo me è il segreto per crearsi anche uno stile, diciamo, più personalizzato e meno omologato, diciamo. Cioè, nel senso, non è per niente omologato, spero. E questa è la borsetta, la solita, che mi direte, vabbè, ha rotto. Lo so, spero che il video, ragazzi, vi sia piaciuto. Vi auguro una buona domenica e ci vediamo nel prossimo video. Oggi è una splendidissima giornata e quindi adesso prendo i lumini. Cioè che erano già usciti, poi sono saliti. L'Ancilotto non mi molla un attimo, anche quando sono al lavoro, diciamo che metto in vendita le cose, cioè lui veramente non mi molla e stava qui vicino a me, cioè è troppo devoto a me. È veramente un amore. Ci vediamo nel prossimo video, ragazze. Ciao!